con Mattia Iori, altro gol quest'oggi, però oggi non puoi esultare a pieno. No, no, assolutamente, assolutamente. C'è veramente un sacco di rammarico per come è andata la partita. Abbiamo gestito soprattutto il primo tempo, secondo me, benissimo. Abbiamo concesso soltanto quella ripartenza lì, veramente, e nient'altro, dove sono riusciti a farci gol. Però abbiamo fatto una grandissima prestazione di squadra. Come diceva anche il mio compagno Matteo, arriviamo da due prestazioni convincenti, anche a Vicenza avevamo imposto il nostro gioco, eravamo riusciti, soprattutto nel secondo tempo, a venire fuori. Peccato perché i punti non ci stanno dando quello che magari ci meritiamo sul campo. Ecco, è vero che nel secondo tempo forse deve essere meritato qualcosa in più per l'amore di gioco, però è anche vero che dopo il vantaggio, tu sottolineavi la prima vera occasione, loro hanno pareggiato, però era da qualche minuto che voi non giocavate da perno. Sì, beh, ma credo che ci sta, all'interno di una partita ci sono delle piccole partite in cui magari puoi attaccare tu in una fase, in un'altra fase devi riposare un attimo per rifiatare e gli altri magari riescono a venire fuori. Ci sta anche difendersi per una piccola parte della partita, in quel momento lì eravamo un filino più bassi, però la pericolosità, secondo me, l'abbiamo sempre avuta in mano noi, soltanto per un contropiede quasi a fine primo tempo, poi andare sull'1-1 negli spogliatoi ci ha anche penalizzato, secondo me. Però non ci possiamo attaccare a questi episodi, dobbiamo ripartire dalle nostre certezze, che sono il gioco, andare forte, andare sempre a 1000 all'ora e allenarle durante la settimana e giocare in partita, soprattutto a Trieste adesso che abbiamo la prossima. Anche perché i punti di vantaggio su quelle che lottano per non retrocedere cominciano a essere troppi. Sì, essendo una classifica molto corta, queste due sconfitte di fila ci hanno penalizzato un pochino. Però noi siamo convinti e sappiamo quanto la nostra rosa sia forte e sicuramente ne verremo fuori, ne sono assolutamente sicuro. Io giocare senza una prima punta, diciamo, senza una punta fisica, mi costringe a giocare in un modo diverso, però sono tre partite giocate in maniera diversa, davanti cioè avete dei movimenti diversi, perché chiaramente senza abuso non potete fare l'abuso, tu e Emilio, insomma, non avete le caratteristiche fisiche. Sì, beh, diciamo che sì, hai ragione, senza avere una punta più fisica lì davanti bisogna adattare il nostro gioco affinché le nostre caratteristiche, quelle mie, quelle di Bernie, vengano fuori al meglio. Quindi magari siamo un pochino più, come dire, non statici davanti, giriamo sempre di corsa per cercare di smarcarci perché d'altronde dobbiamo farci trovare negli spazi rasoterra e non con le palle alte, come perché sennò ci sovrastano. Però sono cose che proviamo, sono cose che alleniamo durante la settimana, quindi non è assolutamente una preoccupazione questa. Va bene, grazie. Grazie a voi. Grazie.